Live! Ma mentre stavo bevendo, sì. Siamo live, amici! Yo, per yo. la puntata numero 16, credo. 16. 16. Stiamo arrivando. Stiamo andando verso il 20. Prima Sì. di Natale arriviamo a 20. Eh sì, Prima di perché ce ne Natale mancano, cioè, mancano 17, 4 18, dopo 19, 20. 9, con novembre facciamo 20, Stavo mi facendo sa. fatica a Cioè, è stata una giornata impegnativa Sì, questa. No, dai, buono, 20, buono. un gran numero, Cioè, 20 li mi festeggiamo, sembra è ieri che abbiamo vero. iniziato fluidi, L'altro eh? giorno stavo guardando un po' il materiale che abbiamo da quando abbiamo cominciato, non è poca Ed roba. è Infatti, ho ricco. detto, devo fare un attimo di ordine perché sennò arriverà la fine che Eh sì, sono. eh Cioè, per sì. Natale non so più dove mettere le mani, c'è troppa roba. Devi comprare poi hard disk, Sì, accumuli non, troppa sai che roba. non ci sta più. Cioè, no, Veramente? adesso ancora perché è 2 tera quello che ho. Allora, in realtà ci sarebbe anche questa cosa che Matthew mi ha consigliato oggi. Sì. Matthew non c'è in regia, ma lo salutiamo ovunque tu sia, Matthew. Salutiamo anche Sara che è Salutiamo regia. anche Sara in regia oggi, che è la prima regia di Fluidi di Sì, Testa. esatto, sono un po' Sei agitata. emozionata? In realtà non siete live. Non siamo Ma live? come? Ma veramente? No, sto scherzando. Ah, Me che l'ho già. burlona che è la nostra regista Sei fuori. oggi! Sei fuori. È troppo fluida questa ragazza. Sì. No, comunque Matthew mi diceva giustamente che sarebbe un'ottima cosa utilizzare i cloud invece di utilizzare Sì. gli hard disk. E allora stavo valutando che magari a posto che spendere 100 euro per un... No, 100 euro non ci arrivo a spendere per un hard disk esterno, però al posto che spendere 80 euro per un hard disk esterno magari facciamo un abbonamento drive più largo, non lo so. Ci può stare, secondo me è comodo. Allora, è anche Perché? vero che ho pensato che le puntate. Perché il problema qual è? È che le puntate io le ho su YouTube, quindi da quel punto di vista non è un dramma, perché le carico lì e stanno là. E però il problema è che se io poi le voglio maneggiare, eccetera, non è che le posso scaricare tutte le Eh no, volte. certo. Quindi, boh, non lo so, non ho ancora deciso che fare. Ci sta. Il dilemma di Io oggi. tipo, cioè invece sono, io no, sono uno che non ha nulla, cioè nel senso non, Tu hai. Io non tipo so come cloud non fare. lo uso, hard disk non ne uso, cioè No, ma non io non so c'ho come cazzo, fai, non c'ho tipo cazzo. anche io senza computer, io credo di essere computer dipendente. Cioè non riesco a, io penso che tu fai tutto col cellulare, no? Sì, Io non, qualsiasi io cosa. se, mi sento, sai, tipo claustrofobico col cellulare. Cioè non Sì. riesco a stare, tipo se devo cercare qualcosa o devo leggere qualcosa, vado su computer, se posso stare al No, PC, sto al certo. PC, perché sono No, vai. un po' più di respiro. Ma forse, cioè, tipo io perché sono un po' pigro, quindi tipo già accendere il computer È troppo. troppo faticoso. Il Ma cellulare ce l'ho lì, capito? questa è Mentre. una cosa interessante, tant'è che io nell'altro computer ho l'SSD che si accende subito, Ah, perché ok. altrimenti impazzirei. Questo qua ci mette 10 Ok. minuti ad accendersi, tipo io lo lancio. Pensa che l'aveva anche il mio, l'aveva messo mio fratello, la SSD, perché è Se un computer abbastanza vecchio, ma l'aveva fatto delle modifiche per renderlo ancora con una vita. più performante. Esatto. Però adesso pian piano mi accorgo che sta un po' calando. Per esempio, se vedo dei video già tipo in 1080, Comincia a far fatica. aspetta, fallo caricare, fa fatica. Cioè, vabbè, dai, Vabbè, però. insomma, comunque, questi sono i problemi che abbiamo noi al giorno d'oggi. Oltre al fatto che comunque possiamo dire non c'è pericolo di essere. Allora, c'era un po' di gente, ma se ne sono andati. Quindi siamo meno di 50. Non è un rave, diciamolo. Perché di questi Eh giorni sì, c'è un attimo di questa. confusione su che cos'è un Allora, rave. Alpertini Radio siamo più o meno una ventina. Quindi è un siamo. Non siamo a rischio Non siamo a rave, rischio non rave. siamo a Non rischio siamo a rave. rischio rave. D'altronde, questo nuovo governo è partito in quarta, ragazzi. C'è poco da dire. Mi mette un po' in difficoltà perché una volta, no? Tipo, tu prendi quando c'era Silvio, era tutto più facile perché tu bastava che lui aprisse bocca e già avevi un'idea di che direzione. Invece adesso è tutto nuovo e quindi sono lì che pondero, dico, vabbè, ma sta cosa qua, no, aspettiamo di capire cosa. Esatto, Non cioè, riesco ancora a prendere troppe è vero, posizioni. cioè quando fanno una roba dici, Vabbè, però dai, sì, aspettiamo tipo, perché da che magari. parte sto? Tipo anche sta cosa, no, vabbè, ma fino a 50 persone, no? E dice, vabbè, poi lo sistemeranno in Parlamento, tanto. Una legge sì, è scritta male, ma poi quando in Parlamento poi la sistemano. Quindi tu dici, Sì, vabbè. tipo tra una decina d'anni, forse. Forse, forse. Però, no, l'altra cosa che stavo Sì. guardando in questi giorni era questa cosa che Elon Musk ha comprato Twitter, no?
Sì. E adesso Amo ha deciso che praticamente mette la stella, la stellina blu, no, la, la spunta blu a pagamento vuole mettere. Ma che bello! Devi pagare tipo $20 e sai Amo chi è che ha detto no, non la voglio pagare? No. Gente che non ha soldi, tipo, come si chiama, quello... quello famoso di Microsoft, Bill Gates. Bill Gates, Amo. Lui è un poveraccio. Poveraccio, ha detto: i soldi, io $20 non te li do. Cioè, $20 per la spunta blu. Sì. $20, ma che. No, aspetta, questo è detto una. Vabbè, non mi ricordo. Non la metterò, ragazzi. Una esatto. Però, tipo, una roba di tipo abbonamento mensile. Cioè, lui vorrebbe fare una sorta tipo di. Sì, di abbonamento mensile perché vorrebbe diversificare le entrate, Amo, perché ha detto che solo pubblicità poi diventa un po' pericoloso come business. Palle, però. E quindi ha detto: sentite, vi metto. Però, cioè, se ci penso, allora, abbonamento, cioè, ormai ad oggi ci sono un sacco, cioè, di abbonamenti. Solo abbonamenti, tu ti, cioè, devi, allora, abbonare a qualunque cosa. Banalmente, se vuoi vedere il calcio, devi abbonarti a Sky, DAZN. Perché DAZN non ha la Champions. Se vuoi vedere la Champions devi guardarla su Sky. Però Sky magari non ha tutte le partite. Una c'era Amazon Prime. Se vuoi ricevere i pacchi il giorno dopo devi abbonarti a Amazon. Vuoi le serie TV e il cinema? Netflix. Vuoi sentire la musica? Spotify. Cioè, se alla fine se fai il conto degli Amo, se fai il conto degli abbonamenti, quanto spendi tu al mese? Non lo so, Amo. Paga tutto il mio papi. Cioè, ma io quanto vorrei avere un ragazzo che mi pagasse tutti gli abbonamenti del mese. Sarebbe figo. Sarebbe proprio una cosa figa. Sì, ti attacchi a lui. Esatto. Condividi l'account. Esatto, e lui paga. Sarebbe proprio bello. Cioè, guarda. Ma senti, ma quel ragazzo con cui hai parlato per più di mezz'ora? Carino, Eh sì, ma che è successo? Ma niente, abbiamo chiacchierato, è anche molto simpatico, sai? Lo vedevo che ridevi, infatti. Sì, sì, è stato molto divertente. Beh, anche perché altrimenti non ci saresti rimasto a parlare per mezz'ora, No, no, infatti l'avrei scaricato subito. Ma insomma, guarda, che vi siete detti? Ma guarda, abbiamo chiacchierato un po' di tutto, quelle conversazioni spontanee, no? C'è presente? Ma sì, certo, mamma che invidia. No, ma mi ha chiesto anche di uscire. Intraprendente. Vero? E poi così, senza troppe strategie. Da quello che ho potuto vedere è una persona molto libera, molto spontanea. Ah, che bello. Per nulla rigido, guarda. Sai, tipo quei tipi che dicono sempre le cose si fanno così. Sì, sì, ho presente. Che noia quelli. Io alla fine voglio un ragazzo che mi prenda e mi porta via, no? Cioè, che si faccia prendere dal momento. Oh, quanto darei per poter vivere anch'io una cosa del genere. Come nei film, hai presente? Sì, esatto. Tipo, tre metri sopra il cielo, no? Oh mio Dio, cosa non darei per essere Vavi. Non aveva gli occhi azzurri di Scamarcio, ma nulla da invidiare, guarda. Ho visto, ma quindi ti ha portato a casa lui? Ma sei matta, potrebbe essere pericoloso. Ma come? Potrebbe essere un malintenzionato. Hai ragione, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. E quindi uscirete? Ma non lo so, lui mi ha proposto domani, ma mi sembra troppo presto. Hai ragione, almeno devono passare 3 giorni, Amo. Esatto, la regola dei 3 giorni la conoscono tutti, non si può derogare. Assolutamente. Quindi gli ho detto di no. Gli hai lasciato il numero, spero. Instagram. Brava. Il numero è troppo personale, poi rischia che mi scrive e finisce insieme alle chat che ho su WhatsApp e mi tocca pure bloccarlo. Esatto, ognuno il posto che si merita. Oh, non è solo perché sei bello e simpatico, allora puoi infilarti dove vuoi nel mio cellulare. Giusto, hai ricambiato il follow. Ma sei matta, potrebbe essere pericoloso. Hai ragione, Amo, non lo conosci bene ancora. E poi c'è pure il rischio che capisca che mi piace. E mai ricambiare il follow a quelli che ti piacciono. Esatto, spontaneità. E invece è così, se mi scrive rimane nella chat degli estranei insieme alla massa di pervertiti che mi segue solo perché metto le foto di Perizoma in piscina. Che gente che c'è in giro. Brava, giusto che stia al suo posto. Però non c'è il rischio che perdi i suoi messaggi? Ma certo che c'è, Amo. Non era meglio il numero di telefono, ma Amo? Ma che dici, ma sei matta? Se ne starà lì buono a mettermi like su Insta. È giusto così, Amo. Certa gente si merita una lezione. Sì, ci sono pur sempre delle regole a questo mondo. Cioè, non è che uno può prendere e invitare a uscire una ragazza così la prima sera che la incontra. Dove andremo a finire? Questa gente non va calcolata. A pensarci, c'è anche questa cosa che mi segue su Instagram. Fuori luogo. Beh, a ripensarci, anche questa cosa
Che è venuto lì ad attaccare bottone. Ma infatti, ma sta gente è fuori. Stai lì a parlarti per mezz'ora. Ma oh, chi si crede di essere? Ma esatto, ma chi cazzo si crede di essere sto deficiente che viene lì a parlarmi per mezz'ora? Alla fine, Amo, ti ha intortato. È un delinquente. Forse dovremmo chiamare la polizia. Hai ragione, Amo, cazzo. Adesso chiamo la polizia e gli faccio vedere io. Chiamiamo quel numero per lo stalking. Amo, questo è chiaramente stalking. Sì, è stalking. Ragazzi, scusate, forse stalking è un po' troppo. Dici? Ma non lo so, Amo. Ma non lo so, più ci penso, più non mi convince per nulla questo tizio. Potresti semplicemente non rispondergli. Lo ghosto! Brava, Amo, non gli rispondi. E lui non saprà mai perché. Grazie regia per aver messo la sigla di oggi in perfetto tempismo. Un applauso alla regia. Sì. Poi era agitata, Devo dire negli occhi che era agitata. Non aspettava la sua battuta. In panico. Era in panico perché doveva dire la battuta e poi subito dopo doveva mettere la sigla. Vero, non posso parlare, poi cambiare schermata, cliccare dei tasti. Ah, perché hai cambiato schermata e l'ho messo di là io. Ci sono due schermi apposta. Cioè, no, però... Vabbè, tutto un casino. Amo, ho capito. Ma non sei multitasking. Non sei multitasking, no, Amo. Mi spiace. Lasciavo questo compito a Matthew, ma... Matthew non c'è. Ci ha abbandonato. Povero Matthew. Povero Matthew. Torna da noi, Matthew, dove sei? Tra l'altro lui mi ha abbandonato sia a Cineforum il giovedì, esatto, che adesso anche a Fruitas. È vero. Quindi sono io. Sara. Sono io il problema di quella... Ma... Sei tu. Ma Matthew ogni tanto lavora o... Non c'è mai. Ah no? Ah no? No, ah, ma in realtà è una sorpresa. Matthew è qui dietro. C'è, non l'avevamo visto. Beh, in realtà un simbolo di Matthew c'è lì. C'è e lui è sempre con noi. Ce l'ha lasciato per questo. Esatto. C'è la sua, c'è il suo logo che ci la tiene sua compagnia, maschera. La sua maschera, la Matthew Mask. La Matthew Mask che ci tiene compagnia. Va bene, ma adesso direi che a questo punto possiamo vestirci diciamo, metterci i panni di persone un po' più serie, quindi questa puntata di oggi sarà un talk un po' più annodo la cravatta. Un po' più talk. Ok. Oh. Sai che sono giù le maniche, sai che sono incriccato da due giorni. Ma ti dirò di più, che non stavo tanto bene già dal weekend scorso e nonostante ciò sono venuto a fare la festa di Halloween senza problemi e sono rimasto fino a chiusura. Ragazzi, ci vorrebbero più Ale Pepe nel mondo. Esatto, nonostante così. La mia giovane età, ancora così, posso dire la mia, ragazzi. No, comunque sai che anch'io sono un po' incriccato. Sì, ma non so, magari il cambio di tempo. Sì, può essere. Allora, settimana scorsa tanto, cioè proprio anche io sono uno che si scrocchia tutto, sì. Non riuscivo. Cioè proprio mi sentivo rigidissimo. Sta settimana un pochino meglio. Ma infatti io sono migliorato un po' oggi, guarda. Perché fino a ieri mi faceva male, mi ero bloccato con la schiena. Ma nonostante ciò sono andato alle prove di teatro lo stesso. Vabbè raga, di cosa stiamo parlando? Sacrificio. Merito, parliamo merito, di merito. Merito. Te lo sei meritato. Me lo sono meritato. Questa tazza te la sei meritata. Adesso puoi bere. Adesso posso bere e parliamo di merito perché perché questa cosa in realtà mi è venuta, ho detto dobbiamo fare un talk su questo argomento qua perché ultimamente tra le varie cose che sono successe diciamo col nuovo governo c'è questa nuova nomenclatura del Ministero dell'Istruzione. Okay. Che non si chiama più Ministero dell'Istruzione, si chiama il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Mm-hmm. Allora, siccome io sono sempre stato, diciamo ultimo anno sicuramente, abbastanza dubbioso su questa cosa del merito, mm-hmm. sul concetto di meritocrazia, perché è un po' legato anche al discorso del libero arbitrio, del fatto che le persone nascono banalmente in Sud America invece che al Polo Nord, per dire, e quindi chiaramente ci sono delle situazioni completamente diverse in cui le persone iniziano a vivere, crescono e quindi delle opportunità che alcuni hanno e altre no, eccetera. E quindi ho colto l'occasione perché sono andato a vedere che cosa vuol dire la parola merito. Merito. Da dove arriva? Allora, meritocrazia arriva dal latino. Illuminaci. Illumino d'immenso. Dal latino meritum. Ok. In combo con Kratos, il greco antico, che vuol dire forza potere, quindi cosa meritata e forza di potere, quindi dare potere
a qualcuno che se l'è meritato, che va premiato. Ok, quindi una ricompensa. Una ricompensa, diciamo. Okay. Che io già così... vabbè, che fino a qua, questa è solo la definizione. La definizione. Questa è la definizione. Dopodiché... Ci può stare. Da, questo dal latini greci, insomma, sì. Arriviamo. Dopodiché, però, nel corso degli anni, altri filosofi e altri intellettuali hanno affrontato questo discorso. In particolare, negli ultimi anni, negli anni 2000, diciamo, questo sociologo che si chiama Michael Young, che ha scritto anche un libro che è The Rise of Meritocracy, che quelli che sono, diciamo, che hanno un'opinione diversa da lui hanno fortemente criticato, diciamo, perché in realtà il concetto di meritocrazia non è, forse mi verrebbe da dire, non è così sbagliato in senso assoluto, è che legarlo magari al discorso della scuola mi diventa qualcosa cui io non, che io non condivido per una serie di cose di cui adesso parleremo. Comunque, Young cosa ha fatto? Ha dato una sorta di formula. Okay. Ok, quindi la formula del merito. Che palle, matematica anche qua. La formula del merito è, ma è semplice, è una sommatoria, lui dice, è QI più effort, sforzo. Ok, il problema, QI sta per quoziente intellettivo. Quoziente intellettivo e lo sforzo è l'impegno, insomma, sì, l'energia che tu ci metti. Okay. Ok, la somma di queste due cose dà il merito. Il problema qual è? Allora, intanto questa formula è stata anche ampliata, perché alcuni hanno detto, vabbè, ho capito, però non è che solo il cui può entrare dentro questa formula, ma questa persona, è quella base. Questa diciamo. È quella base, l'hanno ampliata, dice, vabbè, la persona è meritevole, però è una persona che oltre ad avere un cui, chiamiamolo, diciamo, prendiamo il cui come diciamo, fattore principale, deve avere anche cultura e esperienza, perché uno dice, vabbè, ma l'insieme di questi tre fattori mi dà quelle che potremmo chiamare competenze, insomma, che secondo me si differenzia, perché competenze ha un'accezione meno moralista del merito, cioè se tu sei competente o sei meritevole, cioè il meritevole è perché eticamente ti riconoscono questa cosa qua, che dipende da te, però se tu, la critica che si viene fatta è, se tu vieni se tu vai a premiare il merito, vuol dire che tu stai premiando sia il QI, che però la critica cosa dice? Il QI non dipende solo da te, certo, perché il QI dipende da, a parte che il QI sarebbe anche di per sé criticabile, perché non è che il QI prevalentemente valorizza le skills logico-matematiche, esatto, però le altre, vuol dire che se uno è un QI basso è un deficiente, magari no, magari non è la matematica, non è il suo forte, esatto. E però in altri campi della conoscenza o insomma in altri campi della l'arte, per dire, sono, adesso non mi ricordo, le avevano categorizzate in 6, 7, 8 mi ricordo categorie, tipo l'intelligenza motoria, l'intelligenza relazionale, cioè ci sono vari, avevamo fatto questa cosa di dire, non è che c'è solo un tipo di intelligenza. Sì, esatto. No, esatto, anche perché se ci pensi, comunque ognuno ha il suo QI nel suo settore, cioè se io sono se un allenatore di calcio, cioè un allenatore di calcio avrà un QI alto per il calcio, sì, perché magari ha vissuto 30 anni in quel mondo, esatto. Quindi, cioè, mentre invece un matematico ce l'avrà la matematica, un artista nella musica, esattamente. Loro hanno fatto che poi questa cosa delle categorie è una cosa diciamo caratteristica dell'uomo, perché per orientarsi nel delirio è ufficialmente caldo, quindi nel momento dello strip di Fabio, tra un po' penso che sarà anche il mio, perché anche io inizio ufficialmente un po' caldo. Caldo. Comunque, mentre ti spogli dico questa cosa qua, che cos'è che stavo dicendo? Che di queste cose delle categorie. Ah, sì, che questa cosa della categoria è una cosa, una caratteristica dell'essere umano, perché nell'orientarsi nel casino del mondo che lo circonda, piuttosto che anche nel capire come è fatto lui stesso come uomo, eccetera, crea un sacco di categorie. In modo tale che lui, insomma, riesce un po' a capire come funzionano tutte le cose. Ma sono sempre, anche le categorie sono cose inventate, tra virgolette, dall'uomo. Quindi. Insomma, il problema del QI
di per sé porta dietro tutti queste, tutti questi dubbi, no? Che vengono, che nascono, che vengono fuori, che come dici tu, una persona che magari perché poi si possono creare infinite categorie, cioè, esatto. Ma, e tra l'altro l'uomo, l'essere umano, cioè ogni individuo è una combo di tutte queste intelligenze, cioè uno magari ha il 30% di una roba, il 50% di un'altra, cioè, non è che siamo tutti uguali, quindi nasce già nella, nel dire ok, voglio un sistema meritocratico, quindi che premi il merito, già nasce già di per sé il problema di capire come valutiamo il merito. Sì. Perché solo col QI non lo puoi... Esatto, non puoi. Cioè non basta, più che altro, non è solo quello. Ti dirò di più, perché il QI magari ha anche... Cioè, è una competenza che è anche facile da quel punto di vista, facile. Più facile rispetto alle altre da, da valutare, perché magari con dei test, con delle robe, una roba scientifica, riesci un po', no, analiticamente a capire come cavolo fare. Ma prendi un altro, prendi un'arte, cioè come fai a dire che uno è più bravo, cioè uno è più meritevole, è più QI dell'altro? Avendo infatti, cioè, una chiamiamola categoria così soggettiva, perché alla fine, cioè, l'arte sì. Cioè, non puoi dire, cioè, adesso ci stavo pensando, non puoi dire davvero uno è più bravo, uno è meno bravo, perché alla fine è una cosa, cioè, a me piace quell'artista, mi piace quell'artista, mi piace quell'artista, non mi piace lui, ma non è che lui è meno bravo. È meno bravo di quell'altro. Perché non mi piace. Poi, per carità, ci sono anche, cioè, c'è anche l'aspetto tecnico. Sì, nel senso chiaro. Che, se io guardo, non so, prendo l'arte pittorica, per dire, no? Cioè, ci sono anche degli aspetti tecnici nell'imparare, però... è una quota parte di, del prodotto, cioè di quello che viene della creazione artistica, sì, esatto. No? Quindi già questo è un macro tema gigante. Poi c'è anche il fatto che questo QI, cioè non è, un po' te lo sei trovato, nel senso che un po' è genetico, nel senso che tu sei fatto, adesso se vogliamo fare, un po' è genetico, un po' arriva da... vado in ordine sparso, non so, un po' arriva da, non so, una famiglia che magari sei cresciuto con il nonno che era bravissimo a fare una roba, quell'altro che, cioè, sei cresciuto in un ambiente altamente culturalmente elevato. Sì, un po' le influenze che dottor Rana, siamo live, se vuoi partecipare devi prendi pure lo zaino. Il bello della diretta. Il bello della diretta. Ma rimani o vai? Meritocrazia. Meritocrazia. Me ne vado. Vabbè, non vuoi impicciarti in questo discorso delicato. Vabbè, capisco. Mentre l'altra parte, l'altra quota parte di merito, che è la parte di effort, quella dipende sì da, tra virgolette, dall'individuo, no? Perché a seconda di quanto impegno ci metto, eccetera, eccetera. Quindi... questo qua, problema 1, valutazione di questo QI. Ok. Problema 2, sì, che è un po' legato a quello che abbiamo già detto. Problema 2 è, ok, vogliamo una società meritocratica, ma di base non partiamo tutti uguali. No. Perché? Perché se tu pensi, partiamo dalle elementari. Sì. In prima elementare, i bambini che arrivano in prima elementare non arrivano con lo stesso livello cognitivo, diciamo. Ma non per colpa loro. No, esatto. Perché magari per tutte queste cose qua, no? Cioè magari i genitori non li hanno seguiti e stanno con la babysitter. Certo. Poi magari la babysitter è bravissima, la babysitter che magari non è capace a fare 2 più 2, che ne so io. lo status sociale, quindi anche, non so, anche purtroppo dal punto di vista anche economico, avere una famiglia, un alto reddito, è stato anche... diciamo statisticamente provato che le famiglie con alto reddito portano ad avere individui che hanno un livello cognitivo maggiore. Sì. Quindi in sostanza, ma io ti dirò di più, prima di arrivare, perché questo è stato detto in prima elementare, ma siccome il problema arriva prima, già dalla nascita, eh sì, se praticamente vogliamo. Sì, perché, cioè, se io penso che nei primi 3 anni di vita sono i 3 anni fondamentali per la costruzione dell'apprendimento, cioè come l'individuo percepisce il mondo e lo processa, cioè vuol dire che già il problema è i primi 3 anni. Ma ti dirò di più,
anche in gravidanza. Perché tu prendi una mamma che magari è in una condizione disagiata, oppure una condizione psicologica molto mm-hmm. stressata, cioè il bambino poi ne risente. Sì, sì, sì. E quindi già alla nascita siamo su mondi completamente diversi. Quindi già questa cosa qua, questo è un problema. E quindi alla fine, se tu dici vabbè, io premio quelli che sono più bravi, va bene, però quelli che sono più bravi magari neanche se lo sono, cioè non è che tutto merito loro. Certo. E infatti diciamo che, allora, il discorso è molto ampio, perché comunque parte, cioè non siamo tutti meritocratici allo stesso modo, ma perché il discorso parte dalle va di generazione in generazione. Esatto. Se vogliamo, perché banalmente, se io riesco ad avere successo nella vita, farò in modo che magari mio figlio riesca a frequentare la migliore scuola elementare possibile, la migliore scuola media possibile, e così via, cioè già parte avvantaggiato rispetto a qualcuno che nasce magari in una famiglia che ha poche possibilità economiche. Sì. Sotto questo punto di vista. Ma la cosa peggiore è che, cioè che da questa cosa poi ne scaturisce che la colpa, se tu non riesci, mm-hmm. cioè la colpa è tua. È quello che a me fa rabbia. Allora, per come la penso io, è vero. Allora, sei condizionato ovviamente dalla situazione in cui ti trovi, non per colpa tua, situazione familiare, di quartiere, qualsiasi cosa. Però rimango convinto del famoso riscatto sociale. Riscatto, no? Sociale. Quindi quando qualcuno non si sente, cioè lo senti dentro, no? Che magari non ti trovi al tuo posto, vorresti avere qualcos'altro, ma non banalmente a livello materiale, però dire questa vita non mi appartiene, no? Su questo sono d'accordo. E quindi provare di tutto pur di cambiarla, che non vuol dire per forza diventare ricchi, fare successo nella vita, diventare famosi, ma semplicemente trovare quell'equilibrio, trovare quella felicità di cui sei alla ricerca, diciamo. Sì, sì, ma infatti io non dico che questo vuol dire che le persone non debbano provare fare. Cioè, a me quello che non piace è che la gente dice sempre è colpa tua, è colpa tua che non ce l'hai fatta. Cioè io mi ricordo all'università c'erano persone più brave, persone meno brave. Sì. E se tu non in un determinato esame magari non andavi bene, cioè darsi la colpa e frustrarsi per mm-hmm. questa cosa rischia di farti passare dei brutti periodi. Certo. E questo lo dico perché ho visto persone che oggettivamente giustamente soffrivano, anche perché dicevo vabbè, io ho sto test da fare, cazzo, non riesco a venirne fuori. E ci sono dei sensi di colpa molto forti che arrivano proprio dal fatto che, ma l'altra cosa è che se tu lo guardo, cioè se lo guardi statisticamente, perché tu vedi sempre quelli che, cioè quando si dice se tu non ce la fai è colpa tua, mm-hmm. e si prende ad esempio, no, quello che ce l'ha fatta. Però per quello che ce l'ha fatta non si fanno vedere tutti gli altri che non ce l'hanno fatta. Certo. E per quale motivo gli altri non ce l'hanno fatta? Perché poi, vabbè, poi entra anche chiamiamolo caso, no? Cioè entrano mille fattori. Ma la narrazione che viene data è ok, io ti ho dato tutti gli strumenti di cui tu avevi bisogno, se non ce l'hai fatta sei un deficiente. Questo è il concetto che mi ha fatto passare. E questa cosa qua, in realtà, secondo me, da noi è meno, tra virgolette, meno sentita. Se ne risente di più in società tipo la società americana, che mm-hmm. è molto appariscente. Sì, no? Anche chiamiamola rivista, adesso non so come. Non saprei. Il sogno americano. Il sogno americano. Il sogno americano. Il sogno americano di dire. Io mi sono fatto da solo, sì, e sì, tutte queste roba qua. Però nella realtà non è che, è vero, ci sarà sicuramente una quota parte mm-hmm. di, come dicevamo prima, no, di impegno della persona, però non è che è solo quello. Cioè se tu nasci, chiamiamo privilegiato, sì, per esempio, caso estremo, caso limite, sì, no? Sì. Io eredito, poi ovviamente se io sono un pirla, la società che ho ereditato magari dalla mia famiglia la posso anche far andare in malora. Certo, certo. Okay? Tant'è che è successo
prima quando c'erano non so la, i conti, insomma, tutte quelle famiglie ricche, potenti, sì, che sì, si tramandavano, che poi a un certo punto spendevano e spandevano, alla fine non, c'è, non gli rimaneva certo, più niente, invece certo. Quelli che riuscivano ad amministrare la, la ricchezza ereditata in maniera corretta, tutt'oggi sono in un ottimo stato di reddituale. Sono sangue blu. Sono sangue blu. Però è più o meno la stessa cosa, quindi bisogna distinguere e avere anche cognizione che alcune cose non, non dipendono da noi. Cioè, oggettivamente, probabilmente io la mia capacità logico-matematica, cioè, ma non è che è frutto tutto merito. Io magari sì, mi sono applicato perché ho studiato, eccetera, certo. Però non è che è frutto tutto mio. Quindi non che io mi voglia dire sono pirla, perché no, no, chiaro, non, chiaro. È, non è merito mio, però distinguere un po' le due cose. E il problema grosso è, al di là di tutta questa, di tutte queste osservazioni, il problema è che la realtà dei fatti poi è che ci sono tante, tante realtà, c'è cioè tante situazioni diverse, e quindi inserirlo nella, perché inserirlo nella, nel meccanismo sociopolitico piuttosto che economico produttivo potrebbe avere un suo senso, nel senso di dire ok, io al posto che avere un meccanismo, non so, nepotistico, referenziale, ereditario, preferisco un meccanismo meritocratico dove sì. Le persone che vanno avanti ci vanno perché se lo sono meritato, esatto, diciamo, sì. Mettiamo queste virgolette. Però quando tu lo inserisci nel mondo della scuola, e non parlo ancora di università, quindi mi fermo al quinta superiore, mm-hmm. Quando tu lo inserisci lì, inizia ad esserci un problema, perché il focus principale della scuola, secondo me, dovrebbe essere un fattore educativo più che, sì. Cioè, oltre che formativo, cioè sia una parte di formazione, quindi di trasmissione di competenze, però c'è anche, ed è la quota parte più importante, di educazione, cioè dello stare insieme, del capire che nella società, cioè un po' è lo specchio di quello che poi trovi fuori, in realtà neanche sì, tanto. Sì, un po' lo stare al mondo. Lo stare diciamo. Al mondo, sì, cioè sì, tu sì. Ti devi relazionare con gli altri, devi processare la tua relazione con sì. Gli altri, con gli insegnanti, cioè tutta questa cosa qua, cosa che man mano che si va avanti negli anni, poi questa cosa viene un pochino trascurata, e quindi magari si fanno anche i test a crocette, perché certo. Il tema non si fa più, per dire gli invalsi che non ho ancora capito che cacchio sono. Tu sai cosa sono gli invalsi? Guarda, io li ho fatti, sinceramente me li ricordo poco, ma era un semplice test a crocette. Ma veramente? Sì. Ma per verificare che cosa? La tua... Sì, una roba tipo... Adesso mi ricordo bene, però è una roba di... Cioè, logica. Però vedi, c'è anche sta roba qua. Perché devi testarmi su... Cioè, l'altra cosa che a me non piace è che se ogni individuo è unico e irripetibile, tu non puoi cioè non puoi fare uno standard per tutti quanti, esatto. Da quel test a crocette esatto. Capire, ok, questo qua è a livello 8, quell'altro a livello 3. Vero, infatti, cioè, a me facevano schifo. No, ma perché nel senso non sono mai stato uno logico. Logica, matematica. Cioè, questa era proprio logica, anche tipo. Non per forza robe matematiche. No, perché... anche di. Ma a me me l'hanno fatto fare. Io per un colloquio di lavoro mi hanno fatto fare. Perché, vabbè, per quel lavoro lì. Serviva quel tipo di competenze, okay. Quindi te lo valutavano con un test tipo okay. Le forme, capire sì, un sì, po' sì, le, sì. Delle, insomma, delle cose un po' così, per capire qual era il tuo livello di competenze logico-matematiche. Solo che comunque, come giustamente dici, è troppo, non puoi davvero come se schematizzassi tutto, esatto, no? Quindi sì. Lo somministra a tutti. Quello è bravo, selezione, quello sì, è bravo, esatto, è così. Cioè. Ma tra l'altro questa cosa qua, secondo me, arriva anche, cioè, e quindi tu sulla base di questo tu dici ok, sto prendendo i migliori. A parte che stai prendendo i migliori con questo tipo di criterio, certo. Che quindi uno potrebbe dire vabbè, parliamone di che tipo di criterio serve. Ma oltre a questo poi il rischio qual è? È che vanno avanti alla fine quelli che già sono partiti, che erano avanti. Ok. Perché se io faccio dei test e
prendo quelli che secondo questi fantomatici criteri sono a un ottimo livello. Questi arriveranno statisticamente da famiglie che hanno un reddito molto alto, sì. Quindi alla fine sì, i famosi avvantaggiati, ok, diciamo. Ma avvantaggiati non per colpa, cioè intendiamo, sì, non un bambino di loro. 5 anni, ma cioè non è che ha colpa di dire no, sono nato in una famiglia con reddito di 100.000 euro, non è nemmeno, secondo me non è colpa nemmeno dei genitori, cioè non è colpa di nessuno. No, esatto, però io che devo gestire la formazione e l'educazione, esatto, di tutta Italia, in questo caso, vorrei che si tenesse conto di questa cosa qua. Certo. E invece, stando a questo, cioè se si perde questo focus, il rischio qual è? Che dice ok, perché nel sistema, quello che dicevo prima, nel sistema economico produttivo potrebbe avere un senso, perché essendo basato molto sulla tecnica, sì, allora la tecnica si basa molto su queste skills, sì, logico-matematiche. Quindi uno che è bravo in quell'ambito lì. Quindi io efficiento il sistema e dico ok, faccio questa cosa qua in modo tale che il mio paese cresca e si sviluppi economicamente. Ma ci sta, perché torniamo al discorso delle categorie. Cioè, nel senso, okay, mi serve uno che è bravo, in quell'ambito lì, allora. E lì ci sta. Ci sta, ma anche qua io potrei... Obiezioni. Potrei fare delle obiezioni. Perché? Perché, ok, tu dici, va bene, progrediamo, ci evolviamo come società, sì, e cresciamo, il PIL... Cioè, anche questa cosa del PIL... Ma quando? A parte che quando... Ma comunque, anche se fosse... Cioè, nel PIL, per dire, potrebbe esserci dentro anche, non so... il consumo di petrolio, cazzo, non so, cioè per dire una roba del genere. Sì. E quindi dici, vabbè... Il PIL è cresciuto perché magari è cresciuto il consumo di... Cioè, faccio un'ipotesi, no? Cresce il consumo di petrolio, quindi noi quest'anno siamo cresciuti perché abbiamo cresciuto il consumo di... Però sì, non è che dici, ah, ok, è cresciuto il PIL, bomba, siamo tutti felici. Cioè, no. No, certo. Perché se il motivo per cui è cresciuto il PIL è quella roba là, allora parliamone. Quindi anche questa cosa qua, che io ho bisogno di una società che evolve in quella direzione... magari non è la direzione verso cui vogliamo evolvere, magari servirebbe spostarsi su qualche altra cosa, e magari quell'altra cosa lì non si raggiunge premiando questi meritevoli che tutti dicono che siano meritevoli, okay. Poi io non sto dicendo che, cioè, il concetto è che se una persona non ha voglia di studiare, non ha voglia di fare una roba, non è che deve fare, no, chiaro, quindi non è che tutti devono avere la stessa come dire, La stessa vocazione sì, sì, di fare delle cose, però nel mondo, cioè fino alla quinta superiore, io mi aspetto che il focus sia, ok, la crescita del ragazzo, mm-hmm, e la presa di coscienza di chi è, di come si relaziona con gli altri, e evitare che queste disuguaglianze continuino, perché poi purtroppo c'è questa relazione, anche questa è una delle altre criticità, questa relazione che c'è tra il merito e il fattore economico reddituale. Cioè, più sei a un reddito alto, più sei meritevole, diciamo, agli occhi della società, sì, mettiamola, sì, così. Diciamo che l'esempio eclatante, secondo me, sono le università, di queste cose. Ok, tipo, fammelo. Per esempio, se vai... Facciamo nomi e cognomi. Devo fare nomi e cognomi. Cioè, per esempio, se io devo andare in università, no, esco da un'università Bocconi piuttosto, sì, che Bicocca, sicuramente il datore di lavoro che sta cercando per quella posizione prenderà uno uscito dalla Bocconi. È vero, problema. Tu dici, allora, perché anche qui il discorso è molto ampio, cioè tu dici, allora, io sono il rettore della Bocconi, voglio avere i migliori insegnanti di tutta Italia, sì, ti offro le migliori strutture, ti offro i migliori servizi, ti offro i migliori stage, le migliori lezioni, i migliori libri, quindi la mia università te la faccio pagare. Ok. Però, però chi è che ci va poi? Quelli che se la possono pagare. Esattamente. Quindi, allora, in parte, secondo me è giusto far pagare la qualità, ma... l'altra fascia della medaglia, non sono d'accordo nel momento in cui uno, appunto, esce da un'università privata, come può essere la Bocconi, sì, un'altra università,
sia più avvantaggiato, perché comunque quell'università lì è rinomata. Sì, sì, cioè, sì. Non è detto che uno che esca da un'università pubblica, sì, pubblica sia meno, meno meritevole, meno competente. È semplicemente che ha avuto meno possibilità economica, però magari si è fatto il mazzo tre volte tanto rispetto a quello che è uscito. Beh, l'estremo, oltre a questo, l'estremo è il passaggio dopo, quando sono i master. Ci sono i master, sì. Tu paghi il master solamente per avere il network. Cioè, tu non paghi il master per avere delle, perché il master ti dà delle competenze, sì, che da altre parti tu non hai. Sì. Tu vai a fai sto cavolo di master e ragazzi, sì, se c'è qualche professore da Bocconi che ci sta, esatto, ascoltando, probabilmente salutiamo. Non sarà d'accordo, lo salutiamo, salutiamo il rettore. Però, salutiamo il rettore da Bocconi, che tanto è cambiato recentemente. Ma è unicamente per quello. Io ho parlato con ragazzi, sì, perché ero curioso, dico, ma scusate, ma tu sei andato a Londra a fare sto master qua su di una scuola, ha pagato una fraccata di soldi, ma che cavolo ti hanno detto che sto cavolo di master, che fa, no, ma alla fine a livello di contenuti secondo me non è niente di che, però le aziende già vengono a cercarti lì, e quindi tu alla fine è un canale, perché poi sono master che magari sono o pagati dalle aziende stesse, sì, o finanziati in generale dalle aziende grosse, e quindi alla fine anche lì è un altro gatto che si morde la coda, perché chi se lo può permettere. Poi dice, sì, ci sono le borse di studio, ma le borse di studio non coprono tutti quelli che, assolutamente no, che possono. Quindi questo qua è un problema molto grosso. L'altro problema è quello che dicevo sul fatto che si associa spesso il merito con la redditualità. Il fatto che, ok, un medico prende più soldi di anche qui sfondiamo una porta aperta. Ok, cioè prende più soldi di, non so, un infermiere, sì, per, sì. Uno è più meritevole dell'altro, cioè uno ha delle responsabilità di più rispetto a quell'altro, sì, però magari quello ha studiato uguale, si sono fatti il culo uguale, cioè magari possono esserci delle situazioni, oppure cose ancora diverse quando si cambiano aree. Non so, Cristiano Ronaldo, io faccio sempre questo esempio. Cristiano Ronaldo, se fosse nato 200 anni fa, lui non era uno degli sportivi più ricchi di sto mondo. Probabilmente sarebbe stato, non so, in Portogallo a fare il panettiere, non lo so, sparo o a giocare e poi giocava con le palline, con le arance, magari con gli amici, pomeriggio. Cioè, perché vive magari in un momento storico dove il calcio ha un giro di soldi. Sì, girano tanti soldi in quel mondo lì, e quindi lui si è trovato con le sue qualità in quel determinato paese, eccetera, eccetera, e alla fine ora è ricchissimo. Quindi c'è anche questo fattore, chiamiamolo culo, non so come chiamarlo. Il culo, la fortuna. Che col merito, insomma, non so quanto possa c'entrare. Se guardiamo il merito come ti voglio premiare perché. Allora, diciamo. Faccio un esempio terra a terra, nel senso che almeno è anche più facile per gli ascoltatori. Ci sono, per esempio, nel mondo del calcio, visto che hai tirato fuori Cristiano Ronaldo, magari quanti giocatori a livello giovanile, cioè quanti ragazzini, magari c'è il classico ragazzino fortissimo, sì, che magari in quella partita lì fa schifo, sì, e magari quel giorno lì c'è l'osservatore dell'Inter e non viene preso. O banalmente, peggio ancora, in quella partita lì magari in panchina perché gioca quello, il figlio che c'ha il papà che paga, per dire, ok, no? È vero, questo discorso l'abbiamo già fatto, quindi altre volte. Purtroppo sono cose che succedono, il culo ci vuole sempre, sicuramente è una minima parte per, diciamo così, per la strada verso il successo, però secondo me non è collegabile al merito. Sì. Io sono meritevole
non perché ho culo. Esatto. No, esatto, perché no. Il rischio poi è quello, perché tu magari premi qualcosa che però, cioè, né per colpa né per, diciamo, per discolpa, uno se lo si è ritrovato. Magari, cioè, adesso non, in realtà non mi vengono neanche esempi, però sì, magari c'è quello che si trova nel momento giusto, al posto giusto, e quindi fa magari una cosa giusta, sì. E quindi tac, merito su. E quindi, cioè, se lo... Però non mi viene nemmeno l'esempio, quindi secondo me non è collegabile. No, so. Comunque ribadisco, cioè, più io poi sono andato anche a cercarmi articoli, persone che cercavano di dire no, il merito invece è una cosa che ha un senso, eccetera. Però non, l'unico che ho trovato oggi, questo un articolo del Corriere, in cui dice il merito va difeso non perché è giusto, ma perché una scuola di qualità favorisce la crescita economica e sociale proprio di quei gruppi che i detrattori del merito vorrebbero difendere. Quindi lui dice, ok, non è corretto, cioè non è un metro giusto quello del merito. Però lui dice, almeno favorisce quella parte di popolazione che deve venire un po' più a galla, cioè deve uscire dal suo status. Però in realtà io quello che dico, secondo me è un passaggio logico sbagliato, è che, cioè, la scuola che premia il merito è uguale a dire che è una scuola di qualità. Cioè, questo è un collegamento, cioè, chi è che l'ha detto che la scuola del merito è una scuola di qualità? Perché se una scuola che, come abbiamo detto prima, si basa sul QI, su che guarda determinate skills e non ne guarda altre, e magari trascura le potenzialità di ciascuno perché ciascuno è diverso. Cioè, una scuola così non è una scuola di qualità. È una scuola che ha una visione magari più per esempio, per il mondo produttivo, economico e lavorativo, che arriverà dopo, quando i ragazzi usciranno dalla scuola, però non direi che è una scuola di qualità. Quindi già questo passaggio logico io non sono d'accordo. L'altra cosa che mi è venuta in mente, dice, ok, è vero che, come abbiamo detto prima, rispetto ad altri criteri che possono essere ereditario piuttosto che clientelare, piuttosto che è sicuramente un sistema più efficiente, ma è un sistema di più efficiente se si sta parlando di lavoro, di sistema paese, di sistema economico, di quello che si vuole, per quanto io, come ho detto prima, per certi aspetti sono in disaccordo. Però potrebbe magari avere una sua logica lì, ma non nella scuola. Cioè, io quello che... Cioè, è un sistema più efficiente, inteso la scuola... Inteso avere una scuola di meritocratica, che premia il merito, può essere un criterio efficiente, perché se io dico, ok, io voglio crescere dal punto di vista tecnico, dal punto di vista informatico, non so, sto sparando, io scelgo... Non me ne frega un cavolo se qualcuno rimarrà indietro. Quindi per me, io ammetto che è ingiusto. Quindi ammetto che qualcuno verrà penalizzato, soffrirà di questa cosa, perché per esempio nelle università c'è qualcuno che non potrà andare avanti, e tutto quello che abbiamo detto prima. Non me ne frega assolutamente nulla, lo faccio lo stesso, perché il mio obiettivo è migliorare la qualità della vita generale. Quindi in effetti, cioè, una cosa è vera, cioè, ripensandoci, è vero che oggi non siamo come tutti, è vero che non possiamo fare contenti tutti, ma è vero anche che oggi non siamo nella condizione in cui eravamo 80 anni fa. Cioè, nessuno vive sui letti di paglia. Mio papà mi raccontava che viveva sui letti di paglia con sopra il lenzuolo. Cioè, oggi, anche se vai nel paesino più sperduto dell'Italia, non troverai una situazione almeno di questo tipo. Almeno hai due lenzuola. Almeno hai due lenzuola. Cioè, quindi è vero che in media si alza tutto, però in valore assoluto, ok, ma in valore relativo c'è le disuguaglianze si incrementano. Sì. Cioè, mentre magari prima eravamo tutti, magari, tra virgolette, più in condizioni più povere, quindi meno sviluppati, ma magari le disuguaglianze non erano così marcate. Sì, adesso tu siamo dici, tutti più ricchi. Tu dici, meglio fare tutti schifo. Quindi sì, la domanda potrebbe essere quella. Meglio fare tutti schifo ed essere più o meno uguali, oppure essere, non so... tanta roba è schifo comunque. Quindi secondo me questa è una un'osservazione che mi verrebbe da fare, poi insomma, valutate voi, amici da casa. Però comunque lui ha
confermato, cioè lui ha ammesso che non è un sistema non giusto, questa cosa del merito. Quindi questa okay. già è una cosa, diciamo, su cui, nonostante lui andasse a favore del sistema meritocratico, in realtà dice che non è giusto, non è un merito, non è un sistema certo. giusto. E poi l'altra frase che mi sono segnato è: esistono scuole di elite nei centri delle grandi città. Per aumentare la meritocrazia basta lasciarle libere di selezionare gli alunni per merito tramite test di ingresso e non per censo. Ci vanno i più ricchi che abitano in centro, lui dice. Però c'è anche sta roba qua, se tu devi fare un test, cioè questa cosa per me è follia, perché tu fai un test nelle scuole superiori, cioè sì, sì, sì. Scuola prima dell'università, per capire chi far entrare nelle scuole del centro, che sono giustamente effettivamente c'è una discrepanza tra scuole nel nord Italia, per esempio, non so, di Milano, piuttosto che nelle scuole della periferia. Quindi lui dice: io in quelle là non ci vado, non ci mando quelli che vivono in centro, che hanno un reddito altissimo, ma faccio dei test d'ingresso per capire chi mandarci. Però cioè, per me già sta roba qua è, cioè, è alienare il ragazzo dal quartiere. Alla fine tu, quando sei alle superiori, più o meno vivi, no, nel tuo, sì, nel quartiere, cioè, diciamo. Come se, cioè, uno dice, vai nella scuola superiore magari abbastanza vicina, non lo so, mi sembra una, gli amici sono quelli, cioè, nel senso, boh, mi sembrava molto azzardato come cosa. Cioè, posso capire per l'università, posso capire, che poi non lo capisco neanche lì, però nelle università dici ok, va bene, siamo uno step dopo. L'obiettivo dopo l'università è il lavoro. Però prima, poi anche questa cosa che cioè, alle scuole superiori si fa, molti hanno lamentato, no? Cioè, il merito, perché poi i ragazzi devono poter avere delle competenze per poi entrare nel mondo del lavoro. Ma, cioè, ma raga, ma la scuola superiore non ha, cioè, va bene, ok, gli diamo delle competenze per poi lui deve andare a lavorare, ma fino a un certo punto, cioè, non è che io posso, per fare quella roba lì, tapparmi gli occhi sul resto. Certo. Perché poi il rischio è quella roba là che... E comunque, per andare verso il finale del nostro talk, la meritocrazia non rende felice, secondo me. La butto lì. Non rende felici. Cioè, nel senso, adesso è un po' una affermazione provocatoria, però... Ok. Però cioè, inserita nella scuola, non rende poi i ragazzi davvero più felici. Cioè, rende i ragazzi felici quella scuola dove, invece che premiare il merito e basta, questo famoso merito che non si sa bene come cavolo lo vogliono valutare, ci si incentri invece su chi sono questi ragazzi, sulla relazione che si ha con loro. Sul fatto che loro stessi si conoscano se stessi e conoscano anche gli altri, cioè su questa roba qua, sul valorizzare chi sono, non su ok, più meritevole, scopo, c'è questo test, ho fatto queste 5 categorie, per dire, spara una cazzata, no? Tipo, ah sì, facciamo un test per valutare il merito nel logico matematico, un test per valutare il merito motorio, un test per valutare il merito, diciamo che allora forse tipo, cioè, subita dal ragazzo, cioè, che ne so, io ragazzo, cioè, se c'è la verifica di matematica, se piglio 9, cioè, so di essermi, cioè, so che mi sono meritato quel 9 magari, sì. E sono felice di quello. Però io non sono, ok, vai avanti. No, nel senso che comunque in quel caso è giusto il merito, tu dici, cioè è giusto dargli la valutazione. Allora, è giusto perché la scuola è improntata su dare giudizio su matematica, italiano, storia, filosofia. Poi sono tante le cose che dovrebbero cambiare, come per dire il fatto di le robe sociali, lo stare al mondo, il relazionarsi, il capire chi siamo, nel senso, chi sei tu, cosa ti piace fare. Però se vedo proprio terra terra la roba base, che comunque il ragazzo, quando, cioè, il ragazzo è felice nel momento in cui gli viene riconosciuto
un qualcosa che ha meritato. No, ma tu dici, ok, ma l'ingiustizia rende, cioè, l'ingiustizia fa odiare la scuola. Secondo me questo, okay, questo sì, potrebbe essere sì, il ragionamento. Cioè tu dici, ok, se io ho studiato, ho fatto, io, a me è successo a scuola sì, superiore, cioè, mi sono impegnato, ho fatto, e poi mi sono ritrovato un voto che non era, che è immeritato, mi sta sul cazzo. Certo. Cioè, non mi piace. Invece voglio che mi si riconoscano delle certo, cose. E, ma io su questo sono, cioè la valutazione ha senso, ma non come criterio per dire ok, tu sei meglio di quello di là e quindi ah, tu no, quello devi andare, assolutamente, cioè, su quello assolutamente. La valutazione serve per capire a che punto sei tu, cioè certo, tu hai fatto determinate cose, determinati sforzi, siamo arrivati fino a qua, ti meriti quello che hai fatto è valutabile con questa roba qua. Certo. Ma tant'è che, ma aggiungo anche un'altra cosa e poi chiudiamo perché abbiamo finito sì, il tempo. Che la cosa della valutazione nelle scuole elementari la vogliono togliere, cioè alcune, ci sono alcune scuole okay, sperimentali che vogliono togliere il metro valutativo della, oppure metterne un altro alternativo che può essere, non so, lampadina rossa, lampadina verde, lampadina sì, gialla, capito? Per evitare che ci sia questa, questo focus sul voto sì, che sì, poi sì, in sì, realtà prende, non serve a nulla, che prende magari dei significati che poi non sono coerenti con la realtà. Ma infatti sai cosa, per chiudere, sai vai, cosa farei? Tipo più per le scuole superiori, sì, no? Quando comunque il ragazzo, a parte che, adesso parliamo della scuola, ridurrei le scuole superiori a 3 anni e farei tipo magari delle medie di 5. Ah, tu dici aggiungi le medie, aggiungi 2 anni alle medie e 3 alle superiori, e solo 3 alle superiori, perché effettivamente, cioè io quando ho scelto la scuola superiore a 14 anni, ok, era troppo, ma sì, anche io, ma pare che anche se l'avessi scelta a 16 vuoi. Allora sì, può essere, però sai, magari hai un po' più di consapevolezza, cioè in 2 anni comunque ne fai di roba. E poi una cosa che farei è fare le scuole tipo mirate per qualsiasi cosa, che può essere, che ne so, io sono un appassionato di videogiochi, ok, no, vado a fare la scuola di videogiochi. No, sarebbe interessante, però io non farei, non farei le scuole mirate, cioè io farei che nella scuola ci sono le varie possibilità, cioè che tu okay, puoi approfondire delle cose. Un po' okay, da questo punto di vista, io dico sempre che l'America è una società che mi fa cagare, però da questo punto di vista, come idea di scuola, questo particolare concetto di scuola, dove loro in base ai tuoi interessi ti fanno un piano con determinate ore dedicate a questo piuttosto che a quest'altro, sì, 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 secondo me è una cosa interessante, invece che da noi dove tu praticamente scegli una scuola e sai che se fai il classico sì, c'è quello, quelle, le ore sono quelle, non puoi sgarrare, ma certo, quindi questa cosa qua. E poi inserirei magari per esempio, se a uno piace la musica, a me, io quando ero a scuola, a me piaceva la musica, quindi sì, se ci fossero state più ore da dedicare magari a quella roba lì, l'avrei fatto. Esatto, è quello che, esatto, è quello che secondo me manca. Questa è che va nella direzione che ti dicevo prima, del ok, guardiamo il ragazzo, cioè guardiamo mm-hmm, l'individuo, ragazzo, ragazza, ragazza, guardiamo l'individuo e diciamo va bene, ok, in questo momento della tua vita a te interessa questa roba qua, va bene, cioè lavoriamo su questo. Esatto, senza ovviamente dire fai solo questo. Ma infatti a me venivano in mente un po', adesso non mi viene, cioè non mi viene in mente il nome, perché ci sono queste house dove appunto tipo degli influencer piuttosto che sì, dei pro player, sì. dove ci sono un tot, dove gli insegnano determinate robe, però si focalizzano solo su quello. A me piaceva l'idea di ok, io sono un appassionato di musica, cioè vado a fare quello dove mi ritrovo magari con altra gente che appassionata fa, come sì, me, sì, esatto. E facciamo tutti, facciamo insieme una sorta di convitto, però vabbè, una roba un po'. Faremo un altro talk sulla, a questo punto si è entrato sulla scuola, non sul merito, e sì, esatto. Cosa. Va bene amici, il tempo è scaduto, regia, grazie per essere stata con noi. Grazie Sara. Grazie a chi ci sta ascoltando e chi ci ascolterà anche in futuro, perché questa cosa entrerà nel web. Esatto. E ci vediamo, direi, venerdì prossimo. Yes sir, settimana prossima, solito orario, fluidi di testa, 19:20. E penso che tornerà Alice per settimana prossima. Penso di sarà sì, tornato. Penso di sì, anche tornato. Matthew, speriamo. Anche Matthew, chi lo sa, chi lo sa. State con noi e ci vediamo settimana prossima. Ciao.